Avete notato che non c'è acqua nel piattino? Ecco, se non ve lo avessimo detto, Maurizio, correggimi se sbaglio, non avremmo notato nessuna differenza rispetto a un prodotto, a una pezzatura fresca, no? Subito così? Vi fidate? Bravi, se vi si sfidano vuol dire che siamo stati eloquenti. No, no, adesso ve lo facciamo assaggiare, ma cos'è che hai preparato oltre a quello, Maurizio? Il salmone e appunto il tonno. Perfetto, per cui dopo doveva esserci anche la spada, purtroppo non è. Vabbè, ma insomma, il concetto vale ovviamente per tutte le tipologie di pesce. Va detto questo, poi una cosa che ritengo veramente molto molto interessante. Abbiamo detto che c'è qualche ristoratore qua con noi e qualcuno forse potrà confermare che poi tra l'altro l'abbattitore non serve solo per trattare il pesce crudo, anche perché altrimenti si potrebbe cominciare a mettere in discussione se l'investimento vale o no la pena di farlo, tanto più che l'avvocato ci ricordava che posso anche trovare in commercio del pesce già anisakis free, come si suol dire, quindi già stato bonificato. Beh, ovviamente un abbattitore di temperatura ha mille altri utilizzi all'interno di un ristorante, ma anche a casa. Io per esempio a casa ce l'ho, ma mi chiede la signora qua davanti. Allora, innanzitutto c'è da considerare una cosa, per chi non lo sa, l'abbattitore è in grado di trattare tutti, e dico tutti, i prodotti cotti immediatamente dopo la cottura. Mi dai la possibilità di divagare 5 minuti? Prego, tanto ci deliziano con gli assaggini. Allora, vai, prego Maurizio, vai. Per la cronaca, io l'ho pensato un po' alla Mediterranea, l'ho condito con dei capperi, delle olive taggiate, della cipolla europea, tutto crudo ovviamente, del finocchio tagliato con petto e olio a crudo. Poi ovviamente uno di voi lo può condire a vostro piacimento. Grazie Maurizio. No, vi stavo dicendo che, allora per esempio su tutti quelli che sono i prodotti cotti, ma vediamo un attimo, chi è che è appassionato di cucina? Lasciamo stare i ristoratori, che c'è qualche signora o qualche signore appassionato di cucina? Voi me l'avete già detto. Allora, quando a casa produciamo, e questo vale a casa, vale in ristorante, vale dovunque, quando noi prepariamo un alimento, somministrando calore a questo punto, cuocendo un alimento, nel momento in cui termina la cottura, perché spegniamo il gas o lo togliamo dal forno o dalla friggitrice o dal cuocipasta, a seconda che sia in un ristorante, quando finiamo di cuocerlo, cosa può fare? Cosa può capitare al nostro cibo? Solo una cosa, la stessa che capita a noi quando nasciamo. Possiamo solo iniziare ad invecchiare, diciamola così. Il nostro alimento ha lo stesso tipo di, si trova nello stesso tipo di situazione. Da quel momento in poi il nostro alimento inizia ad invecchiare. Se noi riusciamo a trattare il nostro alimento da bollente per portarlo immediatamente a temperature anche solo di frigorifero, quindi 3-4 gradi sopra zero, noi ci ritroviamo con un prodotto che dura mediamente 3-4 volte tanto. Questo perché con l'abbattimento di temperatura rapido fino a più 3, non eliminiamo l'anisakis in questo caso, ma andiamo a eliminare tutta quella che è la proliferazione batterica che intercorre normalmente a temperatura ambiente. Quindi anche la pentola di ragù che facciamo a casa, tanto per fare un esperimento, se voi riempiste il lavandino di acqua gelida, metteste la pentola nel lavandino senza far entrare l'acqua e vi metteste lì a mescolare per una bella mezz'ora, tre quarti d'ora, poi coperchio e frigorifero non freezer, ecco, vi accorgereste che il vostro ragù probabilmente dura già il doppio. Ora il ragù non ci manda all'ospedale, però vi sarete accorti tutti che quello appena fatto lo digerisco bene, quello che magari a 2-3 giorni è un po' più pesante da digerire. E questo capita con l'arrosto, capita con le lasagne, capita con una miriade di prodotti che andiamo a cucinare e in ristorante e a casa tutti i giorni. Quindi il nostro alimento mangiato subito è sicuramente più buono, più digeribile di quello mangiato quando ha un paio di giorni. Certo è che anche a casa, per non eliminarlo, lo mangio lo stesso. Fortunatamente riscaldandolo vado a eliminare la carica batterica, ma la parte di invecchiamento che c'è stata rimane, non ringiovanisce. Se noi lo trattiamo rapidamente, ovviamente non possiamo farlo con l'acqua gelida, dobbiamo farlo con una tecnologia che ci rende comoda la vita,
se lo facciamo rapidamente il nostro alimento va a triplicare o a quadruplicare la sua vita media. Quindi noi potremmo tranquillamente preparare il ragù e le lasagne per tutta la settimana, abbatterle a 3 gradi sopra zero, abbatterle in positivo, come si vuol dire, e noi quando facciamo i nostri corsi con Maurizio lo facciamo abitualmente, e facciamo assaggiare dei prodotti ai nostri invitati che hanno magari 3, 4, 5 giorni, e spesso facciamo delle cose simpatiche, gliene mettiamo fatto uno adesso e uno fatto 5 giorni fa. E diciamo, dici qual è quello più fresco? È impossibile riconoscerlo, proprio perché andiamo a eliminare i problemi legati alla fisica che ci fanno invecchiare l'alimento. Altra cosa molto importante, l'abbattitore evita il calo di peso che c'è durante il raffreddamento. Se noi mettiamo la pentola di ragù che dicevamo prima qua sul tavolo a raffreddare, cosa facciamo? Vediamo proprio il nostro arrosto, la nostra lasagna, quello che volete, vediamo il vapore che sale. Se lo coprissimo con un telo di plastica si riempirebbe di acqua, giusto? Quella è di nuovo peso, umidità, sostanze nutritive, aromi, profumi che se ne vanno. Se noi potessimo raffreddare rapidamente in una macchina pensata per farlo in maniera professionale, quindi che non me lo asciuga, ma che riesce a raffreddarlo mantenendo all'interno quell'umidità, noi ci accorgiamo che il nostro prodotto pesa mediamente 3-4% in più rispetto a quello che abbiamo lasciato raffreddare in ambiente. Quindi oltre ad avere il vantaggio che dura molto più a lungo, cala meno di peso. Voglio dire, quando noi proviamo a pensare che in una trattoria da 50 posti a sedere magari fanno 100 kg di prodotto cotto alla settimana, di più, ma io dico 100 kg per fare un numero tondo, recuperare 4 punti percentuali, 4-5% vuol dire recuperare 4-5 kg, con 4-5 kg do da mangiare a 15-20 persone, almeno 15, e 15 persone se spendono 20 euro a testa vorrà dire che io ogni settimana ho guadagnato 300 euro in più solo sul fatto di aver ridotto il calo peso, che 300 euro in più la settimana sono 1.200 al mese, sono 14.000 all'anno, quindi ho già più che ben pagato l'abbattitore solo col calo peso in positivo. Mi viene gratis l'aver l'abbattitore per trattare il pesce, per bonificarlo dalla Nisakis. Ma adesso io non mi voglio annoiare, noi siamo qua a Valle Noncello, quando voleste venire a vedere dei corsi siete tutti benvenuti, ma ne facciamo quotidianamente proprio per raccontare quanto oggi le tecnologie siano diventate un ottimo investimento per coloro che hanno a che fare con la ristorazione. E non è possibile fare diverso da così, perché oggi una tecnologia deve creare business, deve creare guadagno, oltre che creare qualità, ovviamente, oltre che a renderci la vita più comoda, perché le macchine, è giusto che facciano il lavoro delle macchine. I nostri chef, e oggi e poi nei prossimi giorni qua ne vedrete di incredibili di chef, io non vedo l'ora di vederli arrivare, è giusto che dedichino la loro professionalità a pensare a sviluppare una ricetta, a pensare a sviluppare un sistema di impiattare il piatto per renderlo ancora più invitante, no Maurizio? A fare le macchine ci devono pensare le macchine. Ecco, io sono assolutamente convinto che oggi qualsiasi tecnologia, qua ne vedete diverse, ma ce ne sono un po' di tutti i tipi ormai, che ci permettono di lavorare meglio, di guadagnare di più, di avere qualità migliore, di avere resa migliore, cioè un prodotto che viene più buono, che cala meno di peso, che si secca meno, che rimane più fragrante. Mi viene l'esempio, non lo so, se prendiamo una fesa di tacchino o un petto di pollo che è già molto asciutto, se lo lasciamo anche raffreddare e lo mangiamo stasera è come mangiare un quaderno. Bisogna andare a inventarsi un po' di sughettini, no Maurizio? Per renderlo di nuovo appetibile. Se li trattate con le tecnologie giuste rimangono perfette. Ma poi ripeto, usciremo troppo fuori tema.